brano di oggi è tratto da un'opera poco nota di uno scrittore oggi dimenticato. La cometa è il titolo dell'opera. Riccardo Bacchelli, lo scrittore. È un vero peccato perché Bacchelli è stato con tutta probabilità il più notevole prosatore della letteratura italiana della prima metà del Novecento. Opere come Il diavolo al Ponte Lungo o Il mulino del Po sono assolutamente centrali nella nostra esperienza letteraria. Ma nostra di chi? Di ben pochi oramai, perché oggi, che volete, la letteratura è fatta, cotta e mangiata in un attimo. E narratori oceanici come Riccardo Bacchelli, ahimè, non godono più di diritto di cittadinanza nella nostra desolante Repubblica delle Lettere. Per questo che la proposta di oggi è un brano dove si coniugano tre grandi passioni di Bacchelli, che era uomo di straordinaria vastità di interessi, non soltanto letterari: il cibo, il sesso e lo stile. Bacchelli fu anche uno straordinario appassionato di cucina, anzi, per certi versi, più che uno scrittore che si occupava di cucina, Bacchelli era un gastronomo che ogni tanto si dilettava di letteratura. Basta pensare al premio letterario di cui fu per decenni indiscusso protagonista, il premio letterario Bagutta, che si svolgeva nell'antica trattoria Bagutta, in via Bagutta a Milano. E appunto in questo pezzo di bravura dalla cometa si assiste a un dialogo tra Ferdinando Golasecca, nomen omen, un signore agiato, amante della buona tavola, e la sua fantesca, Bonifazia Tientinsesto, altro nomen omen, con la quale lui da anni pratica amori ancillari, oltre che il comune gusto della buona cucina. E qua vedrete come la parola stessa, ecco, diventa gustosa, diventa una parola da assaporare, diventa una parola da vivere. Sul terreno della gastronomia, la maestria e l'eccellenza di Bonifazia non intendevano divenir meno al suo amor proprio e dell'arte. Un pasticcio di fegato d'oca, da degradare la gloria di Strasburgo e tutte le più prelibate ipatiti che la crudeltà della ghiottoneria umana infligge al suppliziato e ingozzato volatile, accompagnato con la piccante unzione del più sapido e stimolante caviale di Molossol, doveva sollecitare, insieme ad una mezza dozzina di dolci e pingui ostriche e ad una dozzina di muscolosi tartufi di mare squisitamente amarotici, lo stomaco e le vie della gola. Non più di 6 ostriche aveva prescritto Bonifazia, concordando con Golasecca la disposizione del festino, e non meno di 12 tartufi per ciascuno. La vera arte della tavola vuole infatti che essa sia imbandita con sapiente misura e gradazione non soltanto della qualità, ma della quantità delle vivande, sicché i sapori seducano il palato e la gola, mentre accontentano e non saziano, né stancano il fervore della digestione, e senza che la refezione produca la triviale ripienezza dello stomaco. Questo, dai cibi e dalla loro successione, deve essere scaldato, non affaticato. E se l'ostrica bianchiccia ha la dolcezza mucida dell'afroditica spuma marina, col sentore dei grassi e pigri lidi in cui si impingua, il tartufo magro, grigio e nero ha l'amaro vivido degli scogli e delle chiare acque
fonde salì. Salute a noi! In queste faccende Golaseca era dogmatico come ogni vero artista sui principi dell'arte propria e intransigente. Prima di tutto, dunque, avevano concordato Golaseca e Bonifazia mezzo bicchiere del più aromatico vermouth piemontese con qualche grossa oliva nera in salamoia con foglie d'alloro maturata al sole di Sicilia. Questo prima di sedere a tavola. Pure siciliano, con le ostriche ben pepate e irrorate di quel tanto di limone che serve a ravvivarne l'agonia fresca e saporita, un bicchierino di corvo bianco secco con una punta di afrore squisitamente fracido. Prima del caviale, una potente sorsata di acquavite di 30 anni che i Golaseca, in barba al fisco e alla finanza, distillavano in casa da più generazioni. «E non apre lo stomaco», diceva Golaseca, «lo spalanca!» Poi riceverà il duplice conforto di due flagranze, infatti di gola Ferdinando parlava lirico, del fegato d'oca sostanziosa e del brodo vaporosa. Dico, di uno di quei ristretti, come li sai estrarre tu, Bonifazia, di tutte le migliori qualità di carni da brodo, servito in tazza non bollente, ma che senta ancora la forza del bollore in cui si sono consumate, distrutte, quintessenziate le carni di manzo e di vitello. Che vino ci berrete? Ci berremo, Bonifazia! Tu non vorrai farmi il dispiacere e l'affronto di mancare a questo festino. Il mio posto è in cucina, disse, facendo la sostenuta, ma lusingata, intenerita, solleticata dalla comune passione e dal comune orgoglio della ottima tavola. In cucina la vittoria! A tavola avrai il trionfo! Dunque, fece lei con un sorriso fra pelle e pelle che anticipava il trionfo, che vino? Facciamo una cosa originale e forse ardita. Tre dita in bicchiere di poca capienza di vetro fino del più vecchio e corposo borgogna della mia cantina. Che sia come il preannuncio del pasto sostanzioso, del piatto forte, del calore di metà pasto e della beatitudine spossata e voluttuosa di fin di tavola. Le minestre, si intende? Nessuna si intende! Le minestre servono a chi mangia per vivere. E tu ricordi il mio detto, né vivere per mangiare, né mangiare per vivere. Il savio mangia per il gusto di mangiare. Che cosa ci darai al posto della volgare minestra? È la stagione dei tartufi. Non debbono mancare, giurabacco! Li vuole con la fonduta piemontese o in teglia alla parmigiana? La fonduta è squisita, ma un poco pesante. Li farò alla parmigiana con quel tanto appena di formaggio, olio e burro che serva a fomentarle e a legarle, ravvivandone e sostenendone la fragranza e il sapore. Benissimo! E poi? Una sola portata di pesce, ma sovrana! Un rombolesso di 20 kg, non per mangiarlo tutto, ma per la magnificenza e per dare anche all'occhio la sua parte. Interpisces rombus, era forse il solo latino di cui serbasse memoria. Inter aves turdus, disse Golaseca. Nei tempi moderni il rombo continua a regnare, ma il tordo sopporta molti pretendenti alla corona. L'altro giorno in mercato c'erano dei francolini, rarissima prelibatezza, carni delizievoli. Per questo non li ho voluti lasciare, li ho comprati, benché, soggiunse Bonifazia con tenerezza burbera, il mio signor padrone e il mio affetto non sappia più che farsi né della mia cucina
Donna rara, donna impagabile, l'astronomia battistina possono distrarmi, non alienarmi da te. Lasci correre, li ho comprati ma sono tre soli, ho anche dei beccaccini ben frolli. Frollissimi, saranno al punto giusto, proprio al punto di voltare verso il putrido. È un fil di rasoio. Saranno sul filo, ma per qualcuno potranno sembrare troppo forti e risentiti di sapore. Io accompagnerei l'arrosto anche con alcune pernici. La scelta. Delicatissimi, amorevoli. E tutto con vino di Bordeaux dal bel rubino e di finissima fragranza di 12 anni. Poi servirei sedani bianchi, carnosi, crocchianti, aromatici, veri sedani di Romagna, i migliori, i senza pari, tanto per stuzzicare l'appetito e ingannare il tempo per prepararsi al piatto forte. Che sarà? Non mi tenere sui carboni dell'impazienza. Prima lo farei precedere da un'insalata. Così? Nuda? Cruda? Un'insalata? Ma Bonifazia! Un'insalata, dico, di tartufi alla Rossini, affettati in tavola sul piatto, freschi, freschi. Gran maestro, maestrone! Sento già il profumo. E tu degna di lui. Ti riconosco. Con un goccio di limone, un po' di pepe e sale e olio quanto ne bevono, non però una goccia di più. Olio di Puglia, saporitissimo, robusto, verde, grasso, di quello che sa di terra, come il tartufo. E intanto che vi mangiate il tartufo in insalata, vado a preparare il piatto forte. Sento già gli applausi, mi fai trepidare. Selvaggina? Sì, certo. Da penna ancora? Sarebbe da poveri di spirito. Da pelo? Mi fai palpitare. Cosciotto di cinghiale arrostito, ben lardellato, rosolato al punto. Ma come farai, Bonifazia? Di questa stagione già freddolina, deve stare almeno un mese in fusione, a macerare in vin bianco di vecchia data con tutti gli aromi e le spezie, di legumi ed erbe di cui tu sola possiedi un segreto inimitabile. Altrimenti non è che maiale, magro e asciutto. Padrone, mentre lei perdeva tempo e salute, e denaro e cervello dietro le comete, vidi in mercato un cosciotto e non lo lasciai scappare, se ne sta ben sommerso in una conca di vino in attesa del suo momento e ormai è maturo. Tu sei la gran donna, Bonifazia mia, grande, gridò con la secca abbracciandola, ricomparirono i calici intiepidito dall'ambiente e poi anche dalla mano carezzevole il borgogna di 30 anni e mesceremo il falerno suo coetano e l'affabile aroma del barolo e la mirabile asciuttezza del gattinara, la veneranda antichità di quell'ultima bottiglia di Val d'Inferno che abbiamo in cantina coronerà il festino. Si faranno più onore i colli borgognoni o le colline del Piemonte, le lave del Vesuvio o i graniti della Valtellina. Qualcuno finirà sotto la tavola. Non è degno di sedersi alla mia che si spaventa di rotolarci sotto. Una tavola che si rispetti non vieta l'ubriachezza, né che rida né che pianga, esclude soltanto l'ubriachezza litigiosa. Ci siamo dimenticati il vino da pesce. Non ci sono dubbi. Vin del Reno e lacrima Cristi bianco, secchi come la pietra focaia. Così dicendo schioccò la lingua e sembrò che assaporasse l'uno che l'avarizia del sole nordico sulle grasse ed umidi colline renane annebbia di una mucidità prelivata che sente graspo e vinaccia, mentre la prodigalità del sole meridionale su bruciati lapilli vesuviani e su greppi siccitosi e scarsi alleva nell'altro un sapore distrutto di arse dolcezze e di profumi perduti. Per i dolci s'accordarono sopra un assortimento di sorbetti variati a fine rinfrescativo, mentre la frutta ricca e sceltissima
doveva servire più che altro di abbellimento. Per il caffè, concluse con la secca, seguiremo la ricetta del professore. E poi chi ne sarà capace centellinerà qualche bicchierino di rum bianco o di armagnac. Faccio conto che staremo a tavola dalle 8 di sera a mezzanotte. Chi ha fretta non mangia, si ingolla, non gusta, si nutre. Per dire la cosa come stette, il ghiotto e la ghiotta si scaldarono tanto nell'immaginazione di quelle pietanze che il fervore dal palato entrò nel sangue, fomentò la stagionata passione e finirono a letto un'ultima volta in ora pomeridiana alla loro età. Vergognosi!